Ma gli effetti della pandemia sono sotto gli occhi di tutti, le ricadute in termini sociali ed economici ovviamente destano tanta preoccupazione. Ovviamente la sanità, suo malgrado, è stata protagonista assoluta in questi giorni e il nostro Servizio Sanitario Nazionale è stato sottoposto a una sorta di stress test. Stress test che è avvenuto con un preavviso troppo breve, in condizioni di palese precarietà. Come sempre succede in eventi straordinari, come ad esempio la pandemia, emergono con chiarezza i veri punti di forza e di debolezza di un sistema. In questo caso il nostro sistema sanitario nazionale ha mostrato un grande punto di forza, che è il personale sanitario, i medici, gli infermieri, i tecnici, che tra l'altro hanno dato un tributo molto pesante in termini di contagi, oltre 15.000, in termini di morti, circa 150 medici sono morti. E di questi sia medici di medicina generale che medici ospedalieri, ma nessuno si è tirato indietro e questi cittadini lo hanno capito. Lo hanno capito e finalmente si è rinsaldato quel rapporto fiduciario tra medico e paziente che si era perso nel corso di questi anni. Ovviamente le strutture hanno subito questo crash test con i propri punti di debolezza. Il sistema ha retto nonostante i lunghi anni di politica sanitaria fatta di tagli lineari, di perdere migliaia di posti letto, di terapie intensive ridotte all'osso, di gravi carenze di personale medico e infermieristico. Però ora ci avviamo alla seconda fase del Covid, che ovviamente, come tutte le fasi, mostra delle minacce e delle opportunità. Bisogna vedere se prevarranno le minacce o le opportunità. Dal mio punto di vista le minacce sono rappresentate dal fatto che non è possibile indirizzare risorse economiche solo e esclusivamente al Covid, per la sanità ovviamente. Il Covid potrebbe rappresentare lo strumento attraverso il quale immaginare di sanare tutti quanti quei punti di debolezza e quelle crepe che sono emerse nel corso di questi giorni, perché dobbiamo considerare anche altri aspetti. Che non si muore di Covid, ma si possono morire per tante altre patologie. Lo dimostrano alcuni dati, tipo quello recente dell'Istat di Genova, che dimostra che nel mese di aprile c'è stata una riduzione delle diagnosi nella misura del 75% di tumori della mammella. E questo la dice lunga sulla mancata diagnosi di una patologia così importante. Lo dice l'aumento degli infarti acuti del miocardio, delle morti, perché il paziente ha paura di andare in ospedale. Degli interventi peritonite di urgenza, perché si tenta di rallentare sempre più il ricorso alle cure ospedaliere, che aggiunta ad un'eventuale recrudescenza della malattia, magari in combinazione con l'influenza stagionale, potrà ricadere il nostro Servizio Sanitario Nazionale in un circuito non più virtuoso, dove il rischio per patologia Covid e per patologia non Covid diventa sempre più importante. E allora dobbiamo utilizzare questi mesi per sfruttare al meglio l'opportunità che ci viene data purtroppo dalla dimostrazione dei punti di debolezza del nostro sistema nazionale. Occorre rilanciarlo il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Occorre che il nostro Servizio Sanitario Nazionale faccia veramente iniziare a dialogare l'ospedale con il territorio. L'ospedale ha retto fin quanto ha potuto. Il territorio ha dimostrato delle evidenti crepe, e mi riferisco ovviamente alla gestione dell'RSA, però è fondamentale che i medici di medicina generale, i medici specialisti ospedalieri abbiano un unico obiettivo, che è la tutela della salute dei cittadini. E in questo caso qui è chiaro che il ruolo del medico deve essere recuperato e ritornare al centro dell'agenda politica. Non è possibile subire una serie di processi organizzativi e non dire la propria da parte di chi è sul campo e si confronta tutti i giorni con i pazienti. Io credo che è giunto il momento di fare una seria riflessione sul nostro Servizio Sanitario Nazionale, una seria riflessione sull'autonomia differenziata e sulle 20 sanità diverse tra di loro. Occorre fare una seria riflessione sui problemi che riguardano la rappresentanza e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Non è più tempo parlare solo di ospedale o solo di territorio, non è più tempo di parlare solo di ospedalità pubblica e ospedalità privata. Facciamo un progetto comune e mettiamo
anche la nostra faccia. I medici non si sono mai tirati indietro e lo hanno dimostrato in questo frangente. Perché vorrei ricordare a tutti che se lo Stato ha richiesto 800 volontari in condizioni precarie, di cattiva sicurezza, delle cure e soprattutto degli operatori sanitari, nessuno si è tirato indietro, e la forza deontologica del medico, le competenze del medico di medicina generale, ospedaliero, convenzionato, è tale da poter permettere davvero di dare un contributo fondamentale al rilancio del nostro Servizio Sanitario Nazionale.